Vi ricordate quando Momo andava di moda che avevo fatto il video? Che cosa ne penso? Bene, ci risiamo. Salve ragazzi, ben ritornati nel mio canale. Oggi siamo qui in questo vlog non per parlare di nuovo di Momo o robe simili, perché Momo ormai non si sa più nulla di lui. Qui perché da poco ho avuto la conoscenza di questa cosa. Grazie a Rabanello, vi lascio qua sotto il link in descrizione se volete scrivere, che mi ha dato, diciamo, informazioni, diciamo, su questo mostro. Che cosa dovrebbe essere? Allora, già io vi avviso che è normale se sentirete delle mie critiche, nel senso, io su YouTube, se sa una cosa che non mi piace, io la critico, nel senso faccio peggiori insulti della storia dell'umanità. Praticamente in questo video che facciamo, parlo un poco di questa cosa, possiamo dire, vi dico che cosa ne penso. Penso e dopo possiamo bestemmiare tutti insieme. Allora, diciamo che questo mostro sembra di un primo impatto, lo devo dire, il primo impatto sembra tipo un Michael Jackson putrefatto ritornato in vita, una roba simile. Perché poi Michael Jackson? Perché se voi guardate bene la mascella è completamente uguale a quella di Michael. Ma guardiamo più nel dettaglio. Allora, diciamo che non capisco perché alla gente, cioè alle persone, inquieta questo mostro. Cioè, a me non mi fa nessun effetto. Ho visto cose peggiori, tipo Jeff the Killer, SCP o robe simili, ma questo a me non mi fa nessun effetto. Che cos'è questo mostro? Allora, per quello che ho capito io, o può essere tipo un trucco di una persona, robe simili, perché comunque ci sono foto che fanno vedere che se tu unisci varie maschere di molti altri personaggi di cartoni animati o robe simili, appare questo. Infatti, una di quelle che ho trovato è appunto questa qua. Inquieta ancora di più questa di quelle normali, perché è un'unione di bambole, possiamo dire così, cioè soprattutto quello centrale, qualcosa di inquietante. Comunque, di quello che io riesco a capire di questo mostro, il fatto che è spagnolo, cioè è nato in Spagna, invece era giapponese se non sbaglio. Ma proprio questo mostro è completamente diverso. Nel senso, non è come Momo che si capisce la sua originalità. Perché questo mostro sta iniziando ora a spopolare, sta iniziando ora a farsi vedere sul web, ecco. E secondo me, comunque, non avendo sentito, diciamo, informazioni alte appunto su questo mostro, non posso completamente dirvi esattamente cosa può essere, perché io questa la vedo come statua, come trucco di una persona. Che sono molte immagini che anche da lontano fanno capire altro, nel senso, questo sguardo, ok, ci ipnotizza, per quanto è strano, per quanto è inquietante, che non riusciamo esattamente a capire quanto può essere. Perché alla fine il nostro cervello è abituato a conoscerla, perché il nostro cervello si sente a suo agio se vede tutte le persone, a me praticamente. Stessa cosa con i clown. Noi per esempio abbiamo paura dei clown. Io sono un clown fobico, come si dice questa fobia. E il nostro cervello, quando vede uno sguardo umano completamente diverso dagli altri, il nostro cervello è come se impazzisce. Ok, come se fa avere più paura, ci sentiamo più a disagio su questa cosa. E questo è quello che sta facendo questo mostro di adesso. Praticamente questo mostro non si capisce cosa può essere. Si sa comunque che è reale come cosa. Possiamo vedere esattamente le ombre che ci sono dietro nelle varie foto e robe simili. A me sembra invece uno di quei soldati là, non mi ricordo, tipo quei vestiti là rossi enormi o neri, con quelle linee là. Corra perfettamente quello. Comunque non ci sono video a riguardo su questo mostro, possiamo dire. Che c'è, se voi andate a cercare semplicemente il suo nome, che si chiama Ayogi, si pronuncia Ayogi. Seriamente a me questo mostro mi fa paura che non riesco a guardarlo. Ti fa sentire strano con quello sguardo che guarda dall'altra parte della fotocamera, diciamo. Rispetto a Momo, si sa, diciamo, la sua originalità, si sa il motivo perché è stato fatto. A Yogi, invece, non sembra per niente perché è stato fatto. Sembra più un mostro preso dal nulla. Dopo inizia a fare successo
per la sua cara ragione, per il suo aspetto, per come le cose su internet vanno di moda, possiamo dire. Io comunque, cioè, io non è che voglio criticare, diciamo, quelli che credono a queste cose, però il fatto proprio che molti youtubers esagerano, perché ora so che tra qualche un mese o qualche settimana questo mostro arriverà in Italia, sicuramente. E ora poi ci troveremo video tipo Lucky Block di Luoki, Chewbacca, tutto di più. Ho trovato quello, ho ucciso quello, ho trovato nella realtà quello. Stessa cosa di Momo, se questo mostro inizia a prendere più popolarità, perché più gente inizia a registrare appunto questo mostro, giustamente, più le persone si interessano a questo mostro, e così almeno questo coso, diciamo, prende successo. Perché io, se voi andate su Google e cercate il suo nome, non è che stanno una descrizione ben precisa. Non sta una Wikipedia, questo coso non ha un canale YouTube. Guarda, almeno non ho visto per ora altre creepypasta, ma sentendo che voi digitate sempre il nome Yoki su Google, circa 10.700 risultati in 39 millisecondi. La semplice cosa può prendere piede sulla piattaforma youtubica e riesce a sostituire un altro gioco che stava andando di moda. Che io mi ricordo che quando andava di moda, soprattutto Momo, gli altri giochi che stavano andando bene, la percentuale di giocatori diminuita per colpa di queste creepypasta che inventano robe. Io mi sono messo a cercare appunto il nome, e di quello che, diciamo, si vede sono più le teorie rilevanti appunto a questo mostro, ma nulla di particolare, nel senso, siamo sicuramente, ora siamo all'inizio, quindi non è che tanto troveremo queste cazzate. Prenderà piede su YouTube sicuramente tra qualche settimana, ma di certo ad aprile non lo so. Ma vedendo che questo corso va di moda da 2 settimane nemmeno, in Italia ancora oggi parlano soprattutto di cosa può essere, le varie teorie, se è mai esistito questa cosa, insomma, teorie particolari, cioè non è che si sa molto. Sarà anche messa un'immagine messa così a cazzo, diciamo, online. La gente ha iniziato a vederlo tranquillamente così, e tutti a dire: "Ehi, ma io lo devo prendere, ma è bellissimo, è bellissimo". Come cazzo fanno come fanno delle statue ad andare di moda? E vanno di moda! Ecco che, sinceramente, a me non mi fa inquietudine. Guarda, non mi dispiacerebbe se andasse di moda questo coso, questo modo. Mi darebbe fastidio, ecco. Però a questo punto vado su YouTube e trovo tra i pochi canali che sono iscritto che parlano unicamente di questo e dicono minchiate su minchiate. Quale preferite tra Momo o Iwoki? Allora, io preferisco più Momo, che era più bello da guardare con quegli occhi, ed era una donna. Bene, come fai a innamorarti di Momo che non è una donna? Sono veramente molto curioso e voglio vedere veramente quali sono anche le vostre teorie su questo mostro. E detto questo, seguitemi sui social che trovate qua sotto in descrizione, come Twitch, Twitch e altri social. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti, Polloni.